si fa, insomma, Merola. Sì, sistemiamo l'accordo con lui e poi mi muoverò con l'Empoli, col quale abbiamo un buon rapporto e ho già parlato ampiamente, per cui credo che non ci saranno problemi per l'operazione di ritorno di Davide a Pescara. Triennale sicuramente, percentuale all'Empoli 30% si può dire, oppure insomma vi dovete ancora mettere d'accordo? Sì, beh, all'incirca saranno quelle le percentuali. Perfetto. Pizzari è un giocatore del Pescara, ha ancora 2 anni di contratto, è un giocatore affidabile, molto forte, ce lo teniamo stretto. Bisogna avere anche il secondo, come avevamo quest'anno, un secondo affidabile, per cui credo che il direttore abbia messo nel mirino Massolo, che mi sembra che sia a Palermo, ed è un giocatore affidabile, forte, è un ragazzo molto, molto serio, referenziato in maniera eccellente da tutti. Credo che stia per chiudere questa trattativa. Infatti confermiamo, abbiamo sentito Danilo Caravello, che l'agente di Samuele Massolo ha proposto un biennale, ripeto, con l'inserimento di un terzo anno raggiungibile ad obiettivi. Ha anche aggiunto Caravello, che è stato molto disponibile, trattativa ben avviata, quindi insomma non ci dovrebbero essere sorprese. Aspettate la risposta del giocatore e del suo agente. No, io credo che De Ligari sia già d'accordo su tutto, quindi e mi sbilancio, a meno che il giocatore o il suo entourage non ci ripensi, ma noi siamo a posto. Ricordiamo scadenza 30 giugno 2024, il contratto di Facundo Lescano, 20 gol realizzati in questa stagione, il massimo nella sua carriera. Non avete però ancora proposto il rinnovo al giocatore, mi pare, no? Beh, sono andati in vacanza, quindi quando torneranno dalle vacanze valuteremo queste cose qui, però ripeto, adesso è prematuro parlare di che cosa farà Lescano. In qualsiasi momento possono arrivare offerte per un giocatore come Facundo, che ha fatto molto bene, quindi poi le valuteremo insieme, sia lui che noi, se non ci sarà possibilità di continuare è bene, se ci sarà possibilità di continuare è ancora meglio. Volevo chiedere, Presidente, se è vicino alla chiusura dello scambio col Modena, no? Vergani a Modena in cambio di Abiuso, che è un altro giovane 2003 molto promettente, 7 gol l'anno scorso nella Pergolettese. Ma no, non c'è nessuno scambio, perché Vergani è un giocatore che piace molto al mister e l'anno scorso, giocando poco, ne ha fatti 6 di gol, quindi non è che ci abbiamo proprio l'ultimo arrivato. È un giocatore ancora giovane, non giovanissimo, perché nel 2001 comunque ha 22 anni e quindi si deve dare una svegliata pure lui, però è un giocatore che ha ancora tutte le possibilità di esplodere. Il mister ha grande stima di Vergani, quindi è un giocatore che ci teniamo stretti, perché secondo me farà bene anche lui quest'anno. Sarebbe opportuno, ma questo è solo il mio sommesso punto di vista, magari trattenere anche Basic, comunque un ragazzo che si è messo in luce lo scorso anno, ha giocato nella parte finale con l'avvento di Zeman, potrebbe essere l'anno della consacrazione il prossimo per questo ragazzo. Credo che per l'età che ha, un anno intero in una squadra come il Pescara possa solamente fargli bene, magari farlo entrare dalla porta principale il prossimo anno in categorie superiori, se non dovesse venirci col Pescara, quindi non abbiamo questa fretta di dover per forza piazzare Mesic. Io sinceramente non ce l'avrei manco per Rafià, purtroppo lì non conta solo la mia volontà, perché è evidente che il ragazzo ha delle ambizioni diverse. Chiarella, 2002, che ha fatto bene a Catania, qual è il suo destino, il suo futuro? Ma Chiarella, devo dire la verità, ha espresso la volontà il ragazzo di tornare a Catania, perché si è trovato molto bene. Stiamo trovando una quadra col Catania per fare un'operazione che soddisfi sia il giocatore ma anche la società Pescara Calcio, che ha cresciuto questo ragazzo, e quindi nei prossimi giorni con molta probabilità Chiarella tornerà a giocare a Catania. Girone B o C? Ma si ragiona sulla latitudine, se così fosse, oggi con le due sarde dovremmo essere noi nel girone B, però mi sembra che ci sia qualche ricorso effettuato qualche anno fa, un anno fa, 2 anni fa, dalla Viterbese su questo aspetto, dove il collegio di garanzia diede ragione alle sarde per motivi di opportunità, furono messe nel girone B, ma adesso qualsiasi sia il girone noi dobbiamo pensare che questo è un campionato talmente difficile che A, B o C poco cambia.